scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti. Il ritorno dopo 4 anni di Sua Maestà lo Zoncolan e l'attesa per la partenza da San Vito al Tagliamento, una delle tappe più spettacolari del prossimo Giro d'Italia, la 14ª, in programma sabato 19 maggio, è stata presentata all'Auditorium Zotti di San Vito, che ha ospitato e premiato ciclisti del passato e del presente, tra i quali i pro friulani Enrico Gasparotto, Alessandro De Marchi, Matteo Fabbro e Davide Cimolai. I primi tre pronti a correre sulle strade di casa, mentre Cimolai probabilmente sarà al Tour de France. La San Vito Zoncolan sarà il primo tappone alpino del giro. In 181 km si scalano 5 gran premi per circa 4.400 metri di dislivello. Si tocca il Monte di Ragogna con le sue pendenze elevate, poi negli ultimi 45 km si scalano Passo Duron, Sella Valcalda fino al traguardo, senza un metro di pianura. Per lo Zoncolan è il sesto arrivo, il quinto dal versante Monstre di Ovaro. Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia sarà decisivo in questo giro e insomma l'impronta di Cainero si vede. Ma sapete, voi mi conoscete, è chiaro ed evidente che le tappe più sono significative, più restano nel cuore degli sportivi e anche in chiave di promozione. Indubbiamente lo Zoncolan dopo 4 anni ritorna e ritorna alla grande. Ci tenevo molto, era nei nostri programmi e l'abbiamo confermato. Ecco, una vetrina anche per San Vito al Tagliamento, non solo, anche per le altre sedi di partenza e di arrivo con la New Entry Sappada che adesso è tutta friulana. Ma San Vito al Tagliamento se lo meritava, San Vito al Tagliamento è una bellissima cittadina, ha tradizioni sportive non indifferenti e quindi il suo richiamo è di altissimo livello. Poi per quanto riguarda Tolmezzo, che è la seconda sede di partenza, è altrettanto significativo sapere che Tolmezzo è un cuore della Carnia e come tale anch'essa lo meritava ampiamente. Allora, ormai bisogna dire che ci siamo abituati bene a questo giro in Friuli, nonostante sia difficile, il merito va naturalmente a Cainero e anche alla regione, ma quest'anno tocca a San Vito al Tagliamento e di nuovo ritorno allo Zoncolan. Beh, insomma, ci siamo abituati bene perché con Enzo nel 2013 abbiamo pianificato questi 5 anni e devo dire l'abbiamo fatto assieme al patron del giro, a Mauro Vegni, che ringrazieremo sempre per l'attenzione che ha nei confronti della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. Non è frutto quindi del caso, è veramente una pianificazione di lungo periodo. Avevamo detto che sui 5 anni di questa amministrazione, 4 ci sarebbe stato il giro, con una pausa fisiologica, tecnica. In più quest'anno torna lo Zoncolan, che per noi era altrettanto importante mettere una pausa fra uno e l'altro in maniera da dare valore anche allo Zoncolan. Facciamo partire da San Vito al Tagliamento, una tappa straordinaria, bellissima, che davvero sarà entusiasmante, con un arrivo sullo Zoncolan che probabilmente darà i primi responsi veri rispetto al futuro. Per noi è un investimento, non è un costo, ovviamente è un investimento sul turismo. Non sono denari, lo ripeto ogni anno e lo ripeto adesso, che non sono tolti alla parte dello sport, perché sono investimenti fatti con i fondi del turismo, perché naturalmente questo è un grande evento e che crea realmente un indotto di alberghi, di ristoranti, di ospiti che arrivano da tutte le parti d'Italia per venire a vedere questa straordinaria tappa e questo straordinario monte che è lo Zoncolan, che ormai è diventato un mito del ciclismo mondiale, internazionale e non solo quindi nostro, italiano. Ecco, c'è poi il fascino di Sappada, che è diventata friulana da poco e quindi regala un'altra tappa tutta nostra. Ecco, forse è importante anche arrivare lì. Sì, beh, se devo fare una battuta, devo dire che ringraziamo Luca Zaia che ci paga la tappa, ma Luca è un amico, si può anche farla la battuta. E, al di là delle battute, entrando nella parte seria, devo dire che Luca Zaia si è comportato seriamente, nel senso che poteva tranquillamente dire
che questa tappa a questo punto era tutta in Friuli e che quindi in qualche modo doveva essere sostenuta anche dal Friuli Venezia Giulia, e invece l'ha sostenuta il Veneto, e quindi su questo dobbiamo darne ovviamente atto. E è una bellissima tappa anche questa, si parte da Tolmezzo e quindi c'è anche un'altra partenza nella nostra terra, si arriva a Sappada e insomma una grandissima due giorni che di fatto diventa tutta friulana. Sindaco, occasione eccezionale per mettere in vetrina il territorio, perché quando passa il Giro d'Italia insomma l'attenzione di tutto il mondo è su questa manifestazione. Sì, davvero è un momento di straordinaria bellezza, perché significa tutto per quanto riguarda un ciclismo, uno sport popolare che è anche cultura, che è anche vita, che è anche stile di vita, che è proprio, per quello dicevo, bellezza. E credo che per una realtà come San Vito sia una straordinaria opportunità che qualche volta possiamo sicuramente definire storica, perché non è semplice avere un grande evento come una tappa del Giro d'Italia in una realtà come la nostra. E poi che tappa, San Vito Zoncolan, cioè davvero una cosa straordinaria attraverso tanti paesi, tante culture, tanti costumi, davvero una cosa bellissima, una grande gioia. State pensando a qualcosa in particolare per omaggiare la Corsa Rosa? Beh, certo, noi cercheremo di fare un percorso da questa sera, che è la serata di presentazione della tappa, un percorso che vorrà significare, esaltare questo evento attraverso forme che possono ricordare la storia, possono avvicinare al ciclismo, possano evocare anche quella grande tradizione che abbiamo nelle nostre terre di attaccamento a quella bellezza che è la bicicletta. Come vi preparate ad aiutare, come sempre, il corollario di eventi che ci sono attorno alla Corsa Rosa quando arriva in Friuli? Ma come abbiamo fatto negli anni scorsi, collaboriamo con Enzo Cainero per le gare di contorno per il settore giovanile, per come sempre noi seguiamo il settore giovanile del ciclismo, quindi con qualche manifestazione di contorno per il settore giovanile. Così come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto la pedalata in ricordo di Scarponi e di Pantani con Arrivo e Piancavallo, quest'anno vediamo di organizzare qualcosa assieme ad altre società qua del comprensorio. Ecco, quanto è importante che i giovani si avvicinino alla bicicletta anche attraverso manifestazioni così importanti? Ma certamente sono importanti, perché l'entusiasmo che questi bambini dopo hanno vedendo questi campioni avvicinano ulteriori ragazzi al nostro sport, e ne abbiamo bisogno, perché c'è un po' di calo nelle avvicinarsi nel ciclismo, quindi fanno bene queste manifestazioni a avvicinare nuovi ragazzini allo sport. De Marchi, quando il Giro arriva sulle strade di casa c'è un'attesa, un'aspettativa maggiore forse? Ma già di per sé il Giro d'Italia è qualcosa di stimolante, quando si ha la fortuna di avere una tappa che percorre le strade che si conoscono, che si percorrono in allenamento, è un surplus di energia, di entusiasmo. È stato così in passato con già altre tappe in cui ho partecipato, speriamo che sia così anche quest'anno. Com'è tecnicamente questo giro che ci aspetta? Ma come sempre, siccome il creatore di queste tappe è sempre lo stesso, le tappe non cambiano tanto, nel senso che sarà anche questa una tappa impegnativa, e la prima specialmente con l'arrivo sul nostro amato Zoncolan. Però anche, se devo dire, la seconda, quindi la tappa di domenica, sarà forse una delle, assieme a quella dello Zoncolan, una delle decisive del giro. Infatti Friuli è ancora decisivo, insomma, in stile Cainero. Sì, alla fine sono poste all'interno delle tre settimane, sono poste nel periodo giusto, nel momento giusto, quindi alla seconda settimana, e è dove si inizia un po' a vedere il valore dei corridori, e quindi da lì in poi si inizierà veramente a fare la classifica del giro. Ecco, l'obiettivo di De Marchi? Prima di tutto partecipare, che sarà importante esserci e avere la conferma della squadra,
e poi per queste tappe friulane l'idea è di godermele fino in fondo, poi se sarà una fuga o semplicemente una sosta in un punto strategico per il fan club vedremo, però voglio davvero correre con il sorriso e salutare tutti quanti i tifosi dal primo all'ultimo chilometro. Correre in casa fa un effetto particolare, insomma, quindi quando il giro arriva dove si è nati, dove si è cresciuti anche sportivamente, credo che ci si voglia mettere qualcosa in più. Beh, sicuramente è il sogno di una vita, io che per 5 volte ho disputato il Tour de France, ho disputato la Vuelta, continuo a sperare di riuscirlo a fare in questo 2018, anche se le probabilità sono molto basse perché la squadra mi ha già accennato che al 99% dovrei essere al Tour de France, però sognare non costa nulla e quindi vedremo se riuscirò a fare un cambio di programma. Ecco, agli amici che cosa si può dire? Magari rimangono delusi se non ti vedono. È anni che sono delusi e purtroppo le decisioni non le prendo solo io e quindi chissà, si dice che l'attesa aumenta il desiderio e spero di poter correre ancora una decina d'anni e di avere la possibilità finalmente di partecipare al Giro d'Italia. Qui finisce un po' un ciclo oppure se ne chiude uno e se ne apre un altro con tutte le difficoltà che ci sono a portare il Giro qua? L'età avanza, le responsabilità aumentano e diventa sempre più difficile. Tireremo i conti dopo questa edizione, anche perché subito dopo, e io di questo ne sono molto orgoglioso, c'è il Giro d'Italia femminile, che è una grande conquista per il Friuli, rinnovata con arrivo sullo Zoncolan e ultima tappa Cividale. Quindi è un anno molto importante, ripeto, le somme le tireremo dopo, anche se in cuor mio una certa decisione sta maturando.